più.
Ah, obrigado. Daqui a pouco, talvez, um copo de vinho. Mas eu pensei que eu vi o vinho, mas eu não vi o vinho, porque eu vinha vindo. Fantasia brasiliana ou fantasia brasileira. Fantasia brasileira, eu vou dizer, é uma música que foi escrita em Brasil. Esta música não é stata possível escrever, porque c'è tanta coisa que succede com o meu instrumento. A prima coisa que sucede quando escrevi esta música, que estava cambiando de corda, foi quando venivo giù, né? Con le corde per cambiarla,
da lì che è partita l'idea del brano. Poi vedrai che gli succederà. Insomma, questa musica anche è scritta perché ero in Brasile, sempre andavo a vedere le partite, come qui in Italia, no? Andavo a vedere le partite, quelle. Praticamente la melodia sempre è venuta dal nord del Brasile, il nord, nord-est, la musica folclorica del nord o nord-est del Brasile, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, perché parlavamo oggi del violino, no? Per esempio, il violino anche nella musica popolare brasiliana, perché hanno detto che facevano costruire, erano proprio e allora questa è parte della tradizione anche della musica popolare, cioè, e qui anche usano questi strumenti come qui in Italia ci sono nel sud d'Italia, a Napoli c'è uno strumento che si chiama chitarra battente, una chitarra a 10 corni. Da noi abbiamo la viola che è anche 10 corni, però ci sono di un modo che si tratta di culturale anche popolare, ma con la musica. La chitarra faccio una cordatura diversa per avere il suono della corda doppia, che sono 10 corde, 5 corde doppie, no? Per questo che ho fatto un tambo della cordatura per avere un suono diverso, come per esempio. Così andiamo per viaggiare in Brasile adesso.
guitarra outra vez, que tem que ir. Agora pega o pandeiro. Ah, oh, pandeiro. Cadê o pandeiro? Pandeiro. Agora vem o pandeiro. Opa. Opa. Pandeiro. Pandeiro. Pandeiro.
Don't do the trick, I might be so far.
na janela do meu barracão. Passei gritando, peguei na rama, parei uma nega abusada, me deixa de alegria pro meu lado. Vem cá, meu lá na janela, que está tirando minha. Essa nega tu é veia que parece uma caquinha. Vou levar ela e cozinha, ela tá cozinha, mas eu dei um burro nela, porque ela tem um caquinha. E você me diga, tá vendo, meu caquinha? Ha perso il fondo. Poi vediamo. Ah, ok.